Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ovviamente sono finite, o per meglio dire è finita la prima battaglia di Gilda, un evento abbastanza particolare che ovviamente diciamo ci ha assorbiti in questi 5 giorni, perché 5 giorni che sembrano durare un'eternità praticamente, per riuscire ad organizzarsi al meglio, riuscire a fare comunque un buon punteggio, un buono score, che anzi in teoria dovremmo poter vedere. Ah no, i risultati vengono postati in 23 ore, ok, quindi per il momento dobbiamo aspettare i calcoli. In teoria con la Gilda dovremmo essere in top 100, dovremmo essere riusciti ad entrare nella top 100. Eravamo circa 80esimi prima che finisse tutta la battaglia, quindi direi che ci siamo abbondantemente guadagnati la 100esima posizione. E ne approfitto anche per fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno contribuito, tutti i ragazzi che hanno partecipato in modo attivo sia su Discord che qui, ovviamente sulla chat di Gilda, e in generale che hanno partecipato al combattimento e all'evento. E che nonostante tutto, quindi nonostante non avessimo pullato Vincent, quindi ci siamo ritrovati un pochettino svantaggiati rispetto a quello che è l'evento, abbiamo fatto comunque una dignitosissima figura arrivando in top 100 e avendo comunque un ottimo risultato. Ma oggi non parliamo di questo perché parliamo ovviamente dell'update che c'è stato proprio oggi, proprio stanotte, dove appunto abbiamo un nuovo banner dove abbiamo Eris e Vincent addirittura, ma abbiamo anche un nuovo evento estivo. Abbiamo anche un nuovo evento estivo con altri aggiornamenti ovviamente per quanto riguarda in questo caso l'update di giorno, scusatemi, l'update praticamente della versione 1.14, ma la cosa più importante è l'arrivo. Tra poco, se non sbaglio ad agosto, inizio agosto, esatto, praticamente il 5 agosto per noi, avremo la possibilità di aggiungere, così come è stato per Shiva, avremo la possibilità di aggiungere i nodi e anche ovviamente la difficoltà per quanto riguarda Ramu debole al fisico e acqua, quindi si può in un qualche modo gestire con il team specifico. Io fortunatamente ho Sephiroth, ho anche Zac, avrei anche Cloud tecnicamente come DPS acqua, ma credo che sfrutterò l'Arcanum di Sephiroth, quindi speriamo di non avere troppa difficoltà. E poi qui invece abbiamo la nuova campagna estiva. Campagna estiva che comincia esattamente da oggi. Quindi nuova campagna estiva dove potete vedere appunto avere delle daily free multi summon, quindi ritornano ancora una volta le free summon per altri 22 giorni, quindi praticamente tutto il mese di agosto quasi avremo la possibilità di avere le free pull, infatti fino al 22 agosto avremo la possibilità di poter pullare. Inoltre, come sempre, abbiamo la possibilità di avere queste 10 multisummon gratuite, cioè di questa pool da 10, questa pool da 10 gratuite, però avremo tutti i mercoledì, le 5 stelle avranno un rateo duplicato per l'uscita ovviamente dal draw, e invece la domenica avremo l'1.5 in più di possibilità di trovare armi 5 stelle, quindi abbiamo comunque 2 giorni alla settimana dove abbiamo questo boost per quanto riguarda il ritrovamento di armi 5 stelle, che sicuramente schifo non fa. Abbiamo anche il login bonus che ci consentiranno di ottenere fino a 1500 gemme totali, quindi direi ottimo per fare scorta soprattutto per l'anniversario. Avremo anche la possibilità di sbloccare delle missioni e guadagnare le memorie di Eris e di Vincent, soprattutto di Vincent essendo il personaggio uscito più recentemente, praticamente manco un paio di settimane fa, stanno cercando ovviamente di metterlo subito in carreggiata, e questa cosa in realtà ci sta, mi piace. Poi abbiamo i pacchetti ovviamente venduti all'interno dello shop. E poi qui abbiamo il banner speciale dove abbiamo la possibilità di poter ottenere solo armi di Eris e di Vincent, tra cui una garantita 5 stelle per ogni multi da 5.
Ovviamente questi sono banner speciali che troveremo nella sezione special, quindi li andremo a vedere tra poco. Successivamente abbiamo l'evento vero e proprio di quest'estate, estate 2024, a Firework Nocturne, a Midsummer Night's Dream on Now. Quindi il nuovo evento che avrà la possibilità appunto di sconfiggere il Chiactus Festivo per ottenere oggetti e poi al solito scambiarli all'interno dello shop. Arma free to play per quanto riguarda il gioco di Yuffie, il ventaglio del Cactuar Fan, che praticamente permette anche in questo caso di ottenere attacco ghiaccio come Blizzard Surge, quindi danno AOE magico ghiaccio a tutti quanti, e Refined Ability con boost magico ghiaccio che comunque sia abbiamo già diciamo in abbondanza, quindi non lo so, mi stupisce un po', però va bene se il boss in questo caso è praticamente raccomandato con attacco magico ghiaccio. Io sono praticamente a cavallo perché ho un Sephiroth che scalcia come se non ci fosse un domani, quindi siamo veramente a cavallo per questo evento. E ovviamente utilizzare abilità magiche con ghiaccio e ovviamente anche potenziare la difesa magica per i nostri, diciamo, per i nostri personaggi. Inoltre abbiamo due skin nuove e due armi nuove che vedremo tra poco, ovviamente con un video a parte dove analizzeremo le armi e vedremo in generale sia Aeris che Vincent. Però ovviamente, come sempre, essendo un evento incentrato sul farming, sia le skin che le armi con overboost avranno la possibilità di incrementare le percentuali di ciò che otterremo all'interno di questo evento. Per quanto riguarda il resto, abbiamo ovviamente il banner che andremo a vedere subito dopo e basta così. Quindi questo è il banner, e qui invece abbiamo anche il banner speciale, quello là di Aeris e di Vincent, con 2000 cristalli rossi, dove si otterranno appunto solo armi esclusive di Aeris e Vincent, ed ogni 10 multisummon un'arma sarà garantita. Si potrà fare una volta soltanto, a quanto pare, quindi è un banner one shot, e poi ovviamente abbiamo anche i banner free che ovviamente potremo sfruttare. Banner di Vincent ed Aeris, andiamolo a guardare giusto un attimo per vedere un po' la situazione. Aeris prende una nuova arma che è praticamente 3 barre ATB, dove praticamente incrementa al singolo alleato il danno ghiaccio e incrementa anche l'attacco magico, se gli HP sono al 50% più. Ecco, questo è proprio boost elementale fatto apposta. Mentre invece per quanto riguarda Vincent abbiamo Pentaburst Shot, dove abbiamo 1300 danni non elementali magici con un singolo enemy, dove appunto il limit in questo caso cresce addirittura del 5%. Vi ricordo che comunque queste stats e queste percentuali sono con overboost 10, quindi avremo comunque delle percentuali più basse sicuramente con, diciamo, con l'arma base e ovviamente anche gli overboost di base. Per quanto riguarda i costumi, invece abbiamo il nuovo costume di Aeris, Citric Dress, dove abbiamo boost HP e difesa magica, e poi Magic Ability Mastery, che questo noi già lo sappiamo, è un po' l'arcanum magico, come il costume Limit Break che ha preso Sephiroth praticamente tempo addietro, ma che è presente anche adesso con i banner Limit Break. Mentre invece Vincent prende il vestito formale, dove anche lui prende praticamente le stesse Refined Ability di Aeris, Magic Ward, dove abbiamo boost HP e difesa magica, e poi l'arcanum di Magic Ability Mastery anche per Vincent. Vincent lo hanno incentrato molto molto sul magico in questo, diciamo, in questo primo periodo, quindi ci può stare da un certo punto di vista. Io ancora purtroppo non ne sono convinto di Vincent, non ci posso fare nulla, perché arma Limit Break terra, ora un'arma non elementale, sempre comunque magico. Io dal punto di vista magico in realtà sono messo più che bene, quindi non ho assolutamente bisogno di ottenere questi personaggi, comunque queste skin, queste armi. E poi ovviamente abbiamo anche gli sfondi nell'eventualità riuscissimo a portare a 2 overboost o più le armi presenti di questo banner. Non credo che abbiamo altro da discutere per quanto riguarda ovviamente, diciamo, questi aggiornamenti. Abbiamo praticamente la daily, andiamola a fare.
sfruttiamocela, giusto per chiudere il video in bellezza. Vediamo un po' cosa ci dà quest'estate, anche perché sono state aggiunte le armi, quelle nuove, quindi... Oh, Eris e Tifa. E sono... Ah! Ah, le Tiger Fangs, che non sono male, la Mitril Rod, vabbè, ce le ho già rosa entrambe, quindi va bene. Poteva andarmi sicuramente peggio, però ci sta, assolutamente ci sta. Qui invece abbiamo il banner che vedremo tra poco con un video a parte, poi i banner Limit Break, dove appunto abbiamo questo che rimane comunque un ottimo banner, che consiglierei praticamente a tutti. Limit Break numero 2 con invece l'arma di Vincent, che ormai finita, diciamo, finita la battaglia di Gilda, serve veramente a poco. Banner di Tifa ancora presente insieme a Barret, e poi vabbè, ovviamente i ticket come sempre che si pulleranno nel momento più opportuno. Detto ciò, non c'è altro di cui dobbiamo discutere, sicuramente riparleremo di Evercrisis quando si aggiorneranno le gilde. Inoltre vi ricordo anche che la gilda numero 2 sta ancora reclutando, ci sono ancora un paio di posti disponibili, quindi se avete intenzione di unirvi alla nostra gilda o comunque al nostro Discord, trovate tutto in descrizione e ovviamente joinate se volete far parte della gilda, perché la discussione e la comunicazione su Discord è fondamentale. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!